è la norma quella di parlare gli uni con gli altri. Non dovrebbe essere ammissibile il fatto che gli stati non dialoghino tra di loro di problemi e che ci sia voluta una riunione straordinaria per farlo. Questo dimostra che l'Unione Europea non versa in buone condizioni, perché quello che è successo domenica sarebbe dovuto avvenire spontaneamente, organizzato dai diretti interessati. Il dibattito comunque è stato sincero, aperto, in parte faticoso e non tutti gli interventi possono essere qualificati come parte di un dialogo. Comunque in quel formato, visto che delle circostanze eccezionali richiedono talvolta dei formati eccezionali, siamo riusciti a ribadire che soltanto insieme riusciremo ad affrontare questo problema. E quindi sono davvero riconoscente per il fatto che vi siete impegnati, che tanti si siano impegnati per ribadire il fatto che l'Europa non può essere costruita gli uni contro gli altri, ma tutti insieme.